Siamo ritornati alla Sagra del Peperone, 64esima Sagra del Peperone di Carmagnola. Letizia Albini, assessore all'agricoltura, al commercio e alle manifestazioni. Intanto qua siamo dove si pesano i peperoni per vedere quelli più pesanti. Sì, è vero, questo è il concorso storico del peperone, della Sagra. Premiamo per gli esemplari più pesanti di tutte le varie, le quattro ecotipi di Carmagnola, quindi il lungo, il quadrato, il tumaticot e il trottola. Li premiamo sia come peperoni singoli, arriviamo anche ad avere peperoni da 8 etti, un chilo, abbastanza importanti, sia anche come gruppi. E questo è il nostro orgoglio, e di là dall'altra parte ci sono i produttori che sono l'altro nostro orgoglio. La coltivazione del peperone a Carmagnola è proprio comprovata da documenti storici dall'inizio del Novecento. Questo è uno dei motivi per cui è anche uno dei prodotti agroalimentari tipici, quindi un PAT, uno di quei prodotti che le cui tecniche di coltivazione risale a più di 25 anni. La caratteristica del peperone, abbiamo detto, che è quella di essere un prodotto salubre, che va bene e si può adatto un po' a tutti i cibi, si abbina con tutti i condimenti. Ecco, una delle novità di quest'anno è l'agnolotto con il peperone. Ma che cosa consiste? È vero, il peperone per me è un po' il toccasana per tutto, perché è ricco di vitamina C, ricco di antiossidanti, quindi in maniera tale da ritardano l'invecchiamento, possiamo dire, ricco di fibre e quindi aiuta molto nelle diete. Quest'anno abbiamo inventato la variante estiva del carmagnolotto. Carmagnolotto è stato inventato da un'associazione l'anno scorso nell'edizione invernale, quindi a base di carne di giora e di porro lungo dolce, altre due eccellenze del territorio carmagnolese. Quest'anno è stato studiato nell'edizione estiva ed è impastato con farina di canapa e il ripieno è di ricotta di bufala e chiaramente peperone cotto al forno. Lorenzo Crivello è referente del presidio Slow Food proprio del peperone lungo, il corno di bue di Carmagnola. Quali sono le caratteristiche del lungo? Ma il lungo, diciamo che è il peperone più dolce, diciamo, fatto, poi si adatta benissimo al forno perché si pela bene e ha un gusto particolare diverso dagli altri, ha una piccola, se vogliamo dire, differenza dagli altri, è un po' più sottile degli altri. Qui abbiamo proprio il quadrato, che questo è il classico varietà autoctona di Carmagnola, è il quadrato che è buonissimo, assomiglia leggermente al lungo, è un po' più spesso, un po' più carnoso del lungo, ma è veramente buono come è buono il lungo. È indicato per cosa? Ma questo è indicato per peperonata, è indicato a fare gli agrodolce o anche fare al forno, ha la pelle leggermente un po' più sottile che il lungo, che è leggermente un po' più difficile da pelare, però fatto sia al forno o in peperonata è delizioso, veramente. Gli altri? L'altro è il tumaticot, che questo possiamo dire che è il più antico di tutti i peperoni, perché lo metteva già mio nonno, mio bisnonno, questo qua. È un peperone che si mette via intero perché è duro e si adatta. Una volta la mettevano via sotto raspa, la raspa dell'uva, e si faceva uno strato di questo nelle tine in legno, quelle da vino, e nella stagione del vino toglievano la raspa, facevano uno strato di peperone, uno strato di raspa, poi si aggiungeva alla fine poi l'acqua e aceto e sale, e si conservava in questo modo, perché così la raspa gli dava un gusto particolare, che mangiato poi inverno con la bagna cauda era una cosa eccezionale.